Allora, mentre cerco di tenere fermo il telefono che non vuole sapere, continua a scivolare, vi volevo fare una recensione rapidissima su questa. Allora, la vedete al contrario perché è aperta, non vorrà, aspettate che vediamo se riesco. Ecco. Allora, CN Cleansing Mask Pure. Queste sono le maschere, non sono monodose, in realtà in ogni bustina, le bustine sono due così, guardate, vi faccio vedere quest'altra che di notte, quelle che vi avevo. Ecco, in ogni bustina ci sono due dosi, forse anche di più. Allora, questa è quella purificante, quella con argilla bianca. Qui sulla confezione è in realtà quello che a me è successo con la maschera di stoffa della For Sun, che non ho avuto più il coraggio di riprovare perché avevo paura che mi creasse rossore. Questa qui c'è scritto, proprio c'è scritto sulla confezione che può causare rossore transitorio. In realtà non è successo. Allora, se vedete il rossore, non fateci caso, non è dovuto alla maschera, ma all'utilizzo della spazzola della Rio, del Sunny Cleanse. La spazzola tipo. Scusate, tipo Clarisonic, la mia spazzola. Mi è rosso sempre in queste zone qua perché la microcircolazione si riattiva e quindi mi è rosso. Però devo dire che allora io ho parecchi punti neri nella zona, non qui, quindi non tanti, ne ho tantissimi punti neri sul naso e sul mento. E devo dire che pulisce molto bene. La stendo è in crema, la stendo la tengo su 10 minuti, non di più. Questa volta l'ho tenuta 10 minuti, la prossima volta la terrò un quarto d'ora, visto che non mi arrosso. Siccome sto uscendo, avevo il terrore di arrossarmi, ho detto, Dio, mi arrosso e combino un casino. Invece no. Sono rossa in alcune zone per la riattivazione della. Quindi, promossa. Una o due bustine sono circa 90 centesimi, quindi buonissimo rapporto qualità-prezzo. Allora, mi sto preparando perché sto andando a prendere due robe che mi servono. Evito di metterò soltanto un po' di correttore e un po' di ombretto ed eviterò di truccarmi perché non voglio sporcare la pelle visto che ho fatto questa pulizia profonda oggi che ne avevo il tempo. Dunque, cosa ho fatto? Ieri sono andata in farmacia perché sto cercando di lottare contro le mie afte e mi hanno prescritto, ve lo faccio vedere. Non sono consigli medici perché questi sono prodotti da banco, quindi si chiama Oral Medic. Questo è a base di. Di zolfo. Allora, in teoria dovrebbe cicatrizzare l'afta in un'applicazione sola. Purtroppo la mia afta è molto grande, non ve la faccio vedere perché evitiamo. È molto grande, quindi fa fatica. Infatti il farmacista mi ha detto, mi ha chiesto come fai a vivere? Vivo. Sono 2 anni che soffro di queste cose perché il mio sistema immunitario è a pupazze. Allora, che cosa ho fatto? Quindi sono andata lì e poi sono andata a prendere qualcosa da mangiare. Ovviamente ieri diluviava, mi sono bagnata nel DNA e diluviava e ho dimenticato di prendere due cose che sono importantissime. Devo andare adesso al supermercato, è sotto casa, quindi scendo e vado a piedi, non è un problema. Ho fatto anche un po' le sopracciglia, ma dovrei farle meglio. In realtà dovrei decidermi a farmi il tatuaggio. Metto solo un po' di cipria per opacizzare perché altrimenti dovrei decidermi a farmi il tatuaggio. Non lo so, non
Non lo so, non mi ispira particolarmente, nel senso che inizialmente viene molto scuro, per scaricare ci vuole parecchio. Già mi dà noia quando metto un prodotto per sopracciglia, vedo che si scuriscono di più rispetto al mio colore, che è un castano, e quindi mi darebbe parecchio noia. Però poi non so, poi deciderò se è il caso di... Sto usando la palette della Mesao da Milano, quella dei 12 colori. Ve la ricordate, ve l'avevo. Ma giusto per fare qualcosa che non mi... Vabbè, intanto metto questo che è un color carne sulla palpebra mobile. E per il resto niente, oggi è una giornata uggiosa, piove ancora da ieri, che piove molto. Sono molto polverosi questi ombretti, nella vita non si può avere tutto. E niente, quindi ieri così, piovosa, hanno bloccato il ponte della ferrovia perché si è impantanata una macchina sotto e ha bloccato il mondo. E quindi così. No. Oggi è una giornata così. Oggi è una giornata così. Sono noiosa. Sono particolarmente noiosa. Metto questo prugna, si chiama Brocade, lo applico, che poi in realtà sembra più scuro di quello che è. Allora, io non raramente esco senza trucco, quasi mai esco senza trucco, perché mi sento a disagio. O quantomeno, anche se mi trucco poco, ma mi devo truccare perché altrimenti mi sento a disagio. Questione di abitudine. Se devo uscire, mi trucco sempre. Se sto in casa non è necessario, ma se devo uscire, mi trucco sempre comunque. E niente, quindi oggi così. Doveva venire l'idraulico per controllare, ma non si è fatto vivo, quindi boh, non so, lunedì lo chiamerò e vedrò che cosa. Per l'installazione del climatizzatore. Non so che fine ha fatto. Gli idraulici sono più richiesti dai medici. Questa è una realtà. E quindi adesso niente, adesso uso il pennello per sfumare. Quindi adesso andrò a prendere queste robe che mancano. In realtà c'è un negozio poco prima del supermercato che si chiama Milano Moda, che ha delle cose molto carine, ma parecchio care. Io do sempre un'occhiata così per vedere se c'è qualcosa che mi può interessare, ma e niente. Giusto per dire che mi sto mettendo un po' di trucco. Giusto per dire che mi sto un po' truccando, tanto per fare qualcosa. Ieri sera poi ho guardato un po' di TV, poi sono andata a letto perché ero abbastanza stanco. Ho guardato un qualche video sul tubo e poi sono andata a letto.
E poi ho fatto più tardi del dovuto perché mi sono messa a guardare. Va bene così. Giusto per dargli una permessa di umanità. Non metto neanche il rimmel perché ho le lenti a contatto ancora. Metto solo un po' di... In Sicilia c'è bellissimo tempo. Mia sorella è andata al mare con amici. Che invidia. Non per il mare, perché il mare non... ma per il bel tempo. Qua è uggioso da spavento e io odio la pioggia e il tempo uggioso. Un aspetto di umanità. Quindi niente, adesso libero la coda. Cioè, ho appuntato per farmi la doccia perché dovrei fare lo shampoo, ma non ho molta voglia. E quindi ho fatto una coda rapida. Tanto per dire. Al prossimo video.